lei vuole le cose con il telefono, comunque se vogliamo le proviamo insieme, anzi può essere anche d'aiuto, perché se volete io quello che vi dico, possiamo vedere insieme anche un laboratorio di esperienza per vedere dove si trovano i documenti. Comunque io vado a con questa sentenza, anzi, se lei vuole, anzi, vediamolo insieme, che è molto importante. Noi siamo dei pochi, per non dire forse gli unici, con l'associazione di consumatori approvati, e questo può testimoniare anche con capo da voi, noi siamo unici subito a lavorare, perché le chiacchiere non fanno niente. Siccome ci sono degli strumenti di partecipazione attivi molto importanti, noi abbiamo fatto tesoro di questi strumenti per rivolgere alle pubbliche amministrazioni delle Marche, ma saremmo andati anche fuori, anche io ci sono andato, io sono andato anche a Roma, in altre città, ho fatto accessi civici, perché diventa un gioco, ma anche un piacere, un gioco positivo, non un gioco fino a se stesso. Perché? Perché tu con l'accesso civico oggi puoi fare, cambiare la pubblica amministrazione, io l'ho fatto, testimone, anche quando è arrivato penso che vi siete rimasti un po' sorpresi, perché ma chi è questo amici che fa l'accesso civico e mi costringe, perché quando arriva l'accesso civico, parliamoci chiaro, quando arriva un'istanza d'accesso civico è potente, tra virgolette, perché? Perché l'accesso civico del 33, qualsiasi cittadino, ma una norma bellissima, dico muove per come l'Europa ha costretto il governo italiano a dare questi strumenti al cittadino, qualsiasi cittadino, quindi un cittadino anche il più semplice, il più ebete, il più, a prescindere da dove risiede, a prescindere dal motivo, ti può scrivere al responsabile dell'accesso civico, pubblicami questo documento che non c'è sul sito. E a volte sono documenti che non è che non sono stati pubblicati, non sono stati neanche redatti. Quando arriva l'accesso civico, il responsabile dell'accesso civico lo deve trattare, deve stabilire, come ha fatto l'avvocato Trappena, e rispondere. Io ho apprezzato moltissimo, si vedeva che era un responsabile, diciamo, esperto in legge. Quando arriva il responsabile, questo è l'accesso civico, sì o no? Sì, lo è. Parla dei documenti che sono nel 33, sì. Io devo provvedere. In che modo? Invito i soggetti, dirigenti, non dirigenti, che erano tenuti in quel settore a pubblicare quel documento, come ha fatto l'avvocato Trappelli, cioè, mi è arrivato un istanza d'accesso civico, a tutti i carismi che sia l'accesso civico. Quindi vi invito entro 30 giorni a provvedere con questa avvertenza che l'avvocato Trappelli ha messo tra le righe, ma in modo esagitato. Attenzione, se non provvedete, il responsabile sarà soggetto a sanzioni, anche se sanzioni disciplinari, perché la trasparenza è un bene costituzionale, è un diritto che ci ha regalato anche l'Europa, che dobbiamo tenercelo stretto, perché è uno dei capisaldi della democrazia, della partecipazione di noi stessi, dei nostri figli, io non ce l'ho figli, dei vostri figli. Quindi quando arriva l'accesso civico, che è un giovane, io avevo un programma di costituire un gruppo di ragazzi, di studenti, poi purtroppo non ho avuto, è fallito questo progetto, un laboratorio di cittadinanza attiva con gli studenti, accesso civico, tanto arriva, manca questo, manca manca il piano delle PEFA, manca il comune di Ancona, manca la relazione delle PEFA del 2013. E io ho insistito, manca. Perché manca? Perché non l'avevano fatto. E cosa vuol dire che non l'avevano fatto? Vuol dire che quell'anno tutto quel bel discorso del ciclo delle PEFA, dell'efficienza, dell'economicità, dell'azione amministrativa non è stato fatto, perché c'è stata un po' di leggerezza, a volte c'è anche una cattiva interpretazione delle norme, che non sono sempre così chiare, però la norma era chiara. Questa norma del 150 del 2009, c'era un articolo attuativo che diceva per gli enti locali, rispetto dell'autonomia, hanno tempo fino al 31 dicembre di adeguare i loro ordinamenti. Siete autonomi, adeguate i vostri ordinamenti entro questa norma. Se non lo fate però, si applica a questi principi che diciamo noi. Quindi al 1 gennaio 2011 avrebbero dovuto, se non avessero adeguato i loro ordinamenti, applicare quelle norme. Molte non l'hanno fatto, quindi si è verificato che poi ci sono stati dei ritardi sul piano di ricerca. Ma questo ha creato, solo teoricamente, ma anche nella realtà, ha creato una minore efficienza di quella pubblica amministrazione. E quindi, ritornando a noi, io credo che bisogna lavorare tutti insieme per creare una società civile. Poi per non parlare delle associazioni di consumatori, perché il tema mio era questo, le associazioni di consumatori in base a queste leggi hanno dei compiti importantissimi, devono dare, cioè le pubbliche amministrazioni devono, e mi auguro che sia al presente, perché adesso il governo ha fatto due passi indietro con il decreto legislativo 97 del 2016 che io ho posto all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ho posto all'attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico e sono forse l'unico ad aver posto questa riflessione. Con il decreto legislativo 97 del 2016, mentre prima c'era l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, quando aggiornavano annualmente i piani della trasparenza e dell'integrità, di chiedere i pareri a noi, e purtroppo il nostro CRCU per una serie di motivi non è così efficiente nel dare questi pareri, il decreto legislativo 97 del 2016 ha eliminato il piano della trasparenza e dell'integrità e quindi automaticamente ha eliminato il interpretazione potrebbe essere questa, ha eliminato il parere nostro. Io mi auguro che questo non sia, perché siccome il capitolo di trasparenza confluisce nel piano anticorruzione, mi auguro che il parere continui. Quindi il governo, anziché potenziare le associazioni di consumatori, dargli più forza, più strumenti, ha eliminato il piano della trasparenza e dell'integrità, ma nessuno ne ha parlato. Voi credetemi, io ho scritto al Presidente del Consiglio, ho telefonato al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Avvocato Fiorentino che è il responsabile del CNCU a livello. Nessuno sapeva niente, sì, sembrerebbe che se scadono i piani anticorruzione entro il 31 gennaio, i piani quindi dobbiamo dare anche direttiva alle pubbliche amministrazioni cosa devono fare. Spero che l'avvocato Fiorentini, che è la segreteria del Ministro dello Sviluppo Economico, il quale ho sollecitato più volte, definisca questo punto. Però per dire, questo è uno dei compiti dell'associazione di consumatori, dare pareri sui piani della trasparenza e dell'integrità. Se le associazioni fossero così ben organizzate, quelle più potenti della nostra, quelle del consumatore, ad Consum, a fare questo lavoro, io credo che questo sarebbe importante. Poi dobbiamo dare i pareri sui codici di comportamento, che vengono aggiornati ogni anno, dobbiamo essere coinvolti sugli aggiornamenti delle carte, ma degli standard di qualità dei servizi di tutte le pubbliche amministrazioni. Questi sono dei codici, poi dobbiamo essere i soggetti, quindi i soggetti a cui le pubbliche amministrazioni devono presentare i piani per l'azione. C'è un concetto di trasparenza dinamica che è meraviglioso. Cioè la pubblica amministrazione, a mio avviso, dovrebbe fare due o tre giornate della trasparenza ogni anno. Una per quando fa il piano delle performance. Perché? Perché il piano delle performance, gli obiettivi, non puoi essere tu pubblica amministrazione a continuare a farlo unilateralmente. Devi sentire le esigenze e i bisogni della collettività. C'è un metodo che si chiama Spiral, che raccomanda l'Europa, che stanno facendo in molti comuni, tipo Trento, la responsabilità sociale condivisa. Questa è la direttiva europea, cioè la pubblica amministrazione deve coinvolgere la società, no? Per cercare di utilizzare al meglio tutte le risorse che ci sono sui territori affinché diano il massimo, la massima collaborazione, perché esercitano questo controllo. Questa è. E quindi, ritornando adesso al discorso, ecco, la trasparenza dinamica è un concetto fondamentale, quindi tre giornate, uno per il piano delle perdite. Si discute con l'associazione dei consumatori, con l'associazione dei sindacati, nel caso vostro, per vedere quali sono gli obiettivi. Io devo fare un piano delle perdite, devo dare gli obiettivi alla dirigenza del mio settore. Voglio sentire, secondo voi, io vorrei mettere questo obiettivo, ma se questo obiettivo non corrisponde ai bisogni vostri, io sto facendo un piccolo errore a mio avviso. Poi durante l'anno bisognerebbe incontrare per vedere se questo programma funziona o non funziona, per fare piccoli assestamenti. Poi alla fine dell'anno c'è l'appuntamento annuale che è importante. Noi per far venire all'amministrazione a questo appuntamento finale, che è il cuore, il resoconto delle relazioni delle performance. E non è da poco, perché molte pubbliche amministrazioni, bravo, ottimo a tutti, tutti performance eccellenti, poi vediamo servizi scadenti, qualcosa non va. O abbiamo dei valutatori che non tengono conto di obiettivi seri che vanno a incidere sulla qualità dei servizi in modo reale. Ecco gli standard di qualità dei servizi nel piano delle performance, è importante, perché se io metto lo standard di qualità dei servizi come obiettivo annuale del dirigente, tu devi raggiungere, facciamo le liste d'attesa che interessano tutti, noi l'abbiamo proposta alla LASO tre giorni fa, liste d'attesa, ci sono regioni che utilizzano questi strumenti, tu direttore generale, quando ti do l'incarico devi raggiungere questo obiettivo, se no non prendi il premio, anzi, te ne vai a casa. L'obiettivo è ridurre le liste d'attesa. In che modo? Come fanno in altre regioni. Faccio lavorare i lavoratori il sabato e la domenica. E perché no? Dove fanno le tacche di risonanza anche di notte, come faceva l'ospedale di Cagliari. Tu devi trovare gli strumenti per raggiungere questo obiettivo. Quindi gli standard di qualità dei servizi servono. Metterli nel piano delle perdite è fondamentale, perché tu, dirigente, hai l'obbligo di migliorare questi standard, di garantirli. E ci sono delle sanzioni se non rispetto questi scenari, perché il cuore è questo, scusa. E quindi ecco,
questo meccanismo degli standard è il cuore della riforma, è una scommessa della pubblica amministrazione, un patto con i cittadini. Io devo garantire questi standard minimi, li devo migliorare ogni anno, se non li raggiungo c'è un indennizzo a te utente del servizio e i premi ai dirigenti se non raggiungi questo standard, a meno che c'è stato come in questo caso un fatto straordinario che ha provocato la normatività, tu il premio non lo prendi. E questo è secondo me camminare in questa direzione, prendere una decisione più efficiente, più efficace, più fiducia ai cittadini, più utilizzare le risorse pubbliche in base a obiettivi veramente meritocratici ma che corrispondono alla qualità del servizio. Grazie.